Allora, prima della svolta del campionato, adesso, che pari vedremo lontano a San Nicola? Prima trasferta difficile di questo campionato, come credo lo saranno tutte, però sappiamo che affrontiamo una squadra che parte con i favori del pronostico a livello di campionato, che ha delle grandi qualità, che ha fatto degli ottimi investimenti e che sicuramente avrà voglia di essere protagonista assoluto di questo campionato. Per noi questo deve essere tutto da stimolo per provare a continuare a fare quello che stiamo facendo, cioè costruirci, cioè migliorare, cioè assemblarci, cioè diventare il prima possibile squadra per poter competere con tutte le squadre che andremo ad affrontare. In Bari è passato un po' allergico alle trasferte, insomma l'ultima vittoria a Benevento, non vinciamo da allora, che Bari si vedrà durante la stagione, non solo a Benevento. Ma stiamo, come abbiamo detto poco fa, avendo cambiato tanto, stiamo provando a trovare un'identità. Non è facile perché c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di lavoro, ma ne abbiamo tanto, tanto lavoro da voler fare per poter arrivare a vedere un Bari che abbia una sua identità, sappia soffrire quando gli avversari dimostrano di essere più bravi di noi, sappia attaccare quando, nei momenti in cui sapremo essere migliori degli avversari, sappia fare le cose che ci sono da fare nel campo indipendentemente dal campo. Ovviamente sappiamo che il nostro stadio ci ha dato e mi auguro che ci darà per tante partite il supporto che ci ha dato in queste tre gare, però credo che questo supporto non mancherà neanche fuori. La differenza è che lo avranno un po' di più gli avversari, ma in campo mi piacerebbe riuscire a vedere, a partire da domani, una squadra che continui a sapere cosa fare, continui ad avere il coraggio di provare a fare quello in cui crede e continui a migliorare la personalità per poter proporre tutto quello che abbiamo voglia di proporre. Vedi Fabio, una rivoluzione pienamente condivisa, non manca proprio niente a questo Bari adesso. Finalmente, come si dice in questi casi, no? È finito questo calvario, tra virgolette. E io sono contento, come lo ero prima quando abbiamo iniziato le partite. Abbiamo cambiato tanto, avevamo intenzione di mettere qualcosa di nuovo per provare a fare meglio rispetto a come si è fatto in passato, con tutto il rispetto per chi è passato nel passato. È finita questa fase in cui ci sono questi tourbillon di Anda e Rianda, sono andati via tanti giocatori che ho salutato con molto piacere, perché anche chi è andato via dal primo all'ultimo giorno ha messo nel campo tanta disponibilità e quindi gli ho fatto un sincero in bocca al lupo. Sono arrivati tanti giocatori ovviamente a sostituire chi è andato via e siamo una rosa giusta che ha le qualità per poter fare bene in questa stagione e che però si deve riuscire ad assemblare il prima possibile, a capire bene quelli che sono i nostri obiettivi e a riuscire a proporli il prima possibile. Pasquale? Mister, buongiorno. Come ha visto i nuovi? Mi riferisco soprattutto a Marrone, a Sissé, perché Pascia non ci sarà, e anche Campa, magari già pronti per poter essere lanciati in avanti. Ma siamo una rosa con 23 giocatori di movimento a disposizione, più i 4 portieri. Purtroppo nelle ultime ore di mercato non sono riuscito a trovare una sistemazione né Martigno né Greco, che a malincuore sono rimasti fuori dalla lista perlomeno fino a gennaio. Sì, Martigno e Greco. Per questa partita non abbiamo i due nazionali a disposizione, il nuovo acquisto Gionberg che arriverà martedì e Bascia che anche lui tornerà a seguito della partita. Galano e Sabelli sono in fase di recupero, ovviamente per Christian mi auguro che le tempistiche siano molto più brevi rispetto a quelle che sono per Stefano. E della lista dei convocati non ci sarà nemmeno Libor Kozak, che ha bisogno ancora di qualche giorno per ritrovare la piena condizione. Ha grandissima disponibilità, ha un atteggiamento ottimo come tutto quello dei suoi compagni e questo sicuramente è un'ottima base di partenza
per provare a fare bene, come ci siamo detti tante volte, in un campionato difficilissimo come quello che abbiamo iniziato da pochissimo. E i nuovi sono a disposizione insieme ai compagni per poter essere protagonisti della partita di domani. Sì, Mattia è in lista. Ma il fatto che è stato cercato sicuramente c'era una casella tra virgolette, da riempire, però credo che nella rosa abbiamo con diversi elementi le qualità per poter presentarci in diversi ruoli e anche in quello, quindi con caratteristiche diverse, però siamo, come ho detto prima, siamo il numero giusto per poter riuscire a fare quello che vogliamo fare. Siamo anche lì. Ci siamo anche lì. Senti, prima ovviamente non hai risposto, allora io ti faccio un gioco delle percentuali. Bascia marrone credo che possa essere la cosa più logica, no? Anche per una questione di caratteristiche. Ci diventa un po' più difficile invece individuare un vice calato. Allora te la senti di dare delle percentuali tra, che ne so, Sissé, Coppolano, De Brienza? Sono questi tre candidati alla sostituzione. No, sicuramente non è che ci sono tantissime altre, nel senso, un Beh, però se vuoi. difensore sicuramente non lo metteremo al posto di Christian. Proveremo a mantenere l'atteggiamento che abbiamo sempre avuto. E, la cosa che mi è piaciuta tanto dell'altra partita, e credo dicendola in parte già potrei rispondere a questa, che non avendo ancora deciso, insomma, sarebbe bizzarro provare a dire dei nomi. La cosa che mi è piaciuta tanto è che chi è entrato ha fatto partita, chi è entrato 30 minuti, chi è entrato 5 minuti ha fatto partita con l'atteggiamento giusto e questo testimonia il fatto che, lo dico spesso ai ragazzi perché per me è molto importante, che fuori dalla partita ovviamente avremo sempre diversi giocatori. La nostra fortuna che deve diventare un'opportunità è avere fuori giocatori motivati a fare bene nel momento in cui vengono chiamati in causa. Quindi ho delle alternative da poter proporre in quel ruolo, ma che non sono alternative assolutamente perché sono giocatori in grado di essere titolari nella nostra squadra e in tante altre, però a me interessa che possono essere titolari nella nostra e quindi possono essere proposti anche nella partita di domani. La memoria non mi inganna, no? Con Cesena, mi pare che hai fatto due cambi oltre a Fusellato, e in due cambi mi pare che uno se n'è andato, nel senso che Furlan l'hai fatto giocare, Credo di sì. se n'è andato, rimane Brienza. Rimane Brienza e ci sono dei ragazzi nuovi che sono arrivati. C'è. No, no, no. D'accordo, hai detto prima, ti aiuta a capire la mia risposta, a eliminazione dei tre che hanno fatto tutti bene perché sono entrati in partita, quello che può sostituire Galacca, Piezza. Sicuramente è il giocatore che potrà sostituire Galano e sicuramente ha le qualità per essere protagonista della nostra squadra, quindi potrebbe essere lui quello che inizierà la gara. Vedremo domani. È dura strapparti nel cuore, È però. dura. No, è più dura il giocare. No, ma no. Non è questione di duro o facile, è questione che credo che abbiamo delle qualità, sicuramente in mente ho qualcosa che proporremo domani, però la cosa che mi interessa dire e soprattutto far capire è che credo che ci siano fuori anche domani dei giocatori che possono e saranno protagonisti della nostra squadra, quindi non mi piace determinare le scelte prima perché so che abbiamo delle qualità e mi piace far capire a tutti che proprio perché siamo un numero giusto, non siamo né tanti né pochi, siamo un numero giusto, la cosa importante è che tutti dovranno sentirsi protagonisti perché sicuramente ci sarà bisogno delle qualità di tutti.
queste ultime domande vi prego velocemente perché c'è l'aereo poi che... Sì, se rispetto al lavoro intenso, lavoro che stiamo facendo sul mercato, ovviamente non c'è un obiettivo di chiedere in che percentuale i calciatori che sono arrivati rispecchiano l'identità di gioco di Fabio Grosso e se se la sente sbilanciata insomma rispetto agli obiettivi. Lei ha sempre avuto un atteggiamento di low profile, non rispetto al campionato. Ma non può essere cambiato niente perché abbiamo appena iniziato il campionato. Non ho, come ho detto l'altra volta, non credo di aver avuto un profilo basso né un profilo alto. Ho avuto il profilo che mi rappresenta, cioè quello di riuscire a rappresentare una squadra che ha tanta voglia di lavorare, che ha tanta voglia di fare bene, per capire nel tempo dove potrà arrivare con le proprie qualità, perché ovviamente essendo una squadra totalmente nuova di tempo ce ne sarà bisogno. Mi auguro che riusciremo a farlo nel minor tempo possibile e poi insomma col passare delle giornate sicuramente capiremo meglio dove potremo arrivare. Che non mi ricordo. Ma sono contento della rosa che ho a disposizione e delle qualità che, dei giocatori che sono arrivati. Davide? I due ragazzi continueranno ad essere con noi dall'inizio della prossima settimana e a breve capiremo se tenerli dentro oppure ringraziarli e farli andare altrove. Per quanto riguarda Antonio, insomma, credo ci siano poche parole da dire. Ha avuto un brutto infortunio l'anno scorso che si è portato dietro e è un discorso molto simile a quello di Franco, insomma, è difficile recuperare dagli infortuni che ti segnano, soprattutto quando si è un pizzico avanti con l'età anagrafica. Però sono contentissimo della disponibilità che sta mettendo, sta lavorando tantissimo, è tornato ad avere delle ottime qualità anche fisiche e sicuramente ci potrà dare una grandissima mano a partire dalla partita di domani. Domenico, mister, buongiorno. Buongiorno. Ma sicuramente hanno un'identità ben precisa, hanno le idee chiare su quello che devono proporre quando hanno la palla e l'hanno abbastanza chiare, molto chiare anche quando devono andare a cercare gli avversari. E sono partiti con un pareggio fuori casa, giocheranno la prima partita in casa e mi aspetto sicuramente una squadra che ha tanta voglia di riuscire a trovare la loro prima vittoria, che ha tanta voglia di dimostrare che il mercato che hanno fatto sia stato il mercato giusto, che ha tanta voglia di essere protagonista in questo campionato come gli interpreti che ha dentro insomma testimoniano. Però credo che troveranno una squadra che ha almeno altrettanta voglia come loro di provare a fare le stesse cose che hanno voglia di fare loro. Michele e poi Enzo. Ma non mi piace dichiararle, ma credo che, insomma, come si è stato detto tante volte, squadre retrocesse hanno un piccolo vantaggio, oltre alla grande delusione dell'essere retrocesse, che non è assolutamente un vantaggio, hanno dalla loro il vantaggio economico e il vantaggio di avere una struttura già abbastanza solida, che poi qualcuno ha cambiato un po' di più, qualcuno un po' di meno, quindi credo che siano le favorite. E poi ovviamente insomma ci sono squadre che hanno fatto un mercato di un grande livello e quindi partiranno con i favori del pronostico insieme a loro. Ma credo che il Parma si sia mosso bene, abbiano delle strutture già consolidate, perché le neopromosse di solito ovviamente oltre a stupire negli anni passati da sorpresissime, diciamo, quest'anno non credo siano delle grandi sorprese, perché insomma sono delle società blasonate, hanno delle grandissime qualità, avevano delle grandissime qualità e hanno fatto un mercato di livello. Quindi siamo detti tante volte, ci sono tante squadre forti, ci sono tutte le squadre forti, chi più chi meno, sono partite difficili,
Noi sicuramente non ci riteniamo deboli, ma sappiamo che dobbiamo lavorare per diventare il prima possibile una squadra forte. Beppe fa parte del nostro gruppo, quindi la risposta credo di averla data già prima. Tutti gli interpreti che sono dentro questa rosa saranno importanti per questo percorso, quindi tra tutti gli interpreti, ovviamente essendo una rosa giusta, non numerosissima e né ridotta, come ho detto prima, tutti saranno importanti alla causa e tra i tutti ci sarà anche Beppe. Per quanto riguarda la prima domanda, e stiamo lavorando per poter riuscire ad avere un atteggiamento unico. Non significa essere spregiudicati sempre, non significa essere difensivi sempre, significa essere nella partita sempre il più possibile. Quindi quello è la cosa che mi piacerebbe vedere. Al di là di quanto tempo riusciremo a attaccare, mi piacerà vedere una squadra che sarà nella partita dal primo all'ultimo minuto, perché ovviamente siamo alle fasi iniziali, quindi non ci giocheremo niente domani, ma ci giocheremo tra virgolette tutto sempre. E nel giocarci tutto sempre per poter costruire quello che vogliamo fare è fondamentale dare tutto dall'inizio alla fine. Grazie a tutti. Ma perché secondo te, evidentemente, se sei d'accordo o no, tutti gli addetti ai lavori, tutti quelli che abbagliano sempre, spesso e volentieri d'estate, mettono il marito alle favore? La piazza. Perché credo che per tutti quelli che sono fuori da questo ambiente c'è la sensazione di voler rivedere una piazza con queste potenzialità nella categoria che merita questa piazza con queste potenzialità. Ovviamente i salti di categoria non li determinano il numero dei movimenti che si fanno nel mercato e questa piazza lo dimostra. Abbiamo ricambiato tanto anche quest'anno, quindi sappiamo che non è facile, per quello continuo a dire che abbiamo bisogno, come tutti quanti d'altronde, del tempo per lavorare, lo stiamo usando il più possibile, siamo partiti presso il ritiro, abbiamo lavorato tanto, abbiamo continuato a cambiare qualche interprete perché avevamo voglia di cambiare, non perché ci piace cambiare, perché nelle nostre sensazioni, nelle nostre idee c'era il bisogno di doverlo fare, però credo anche che parte con i favori del pronostico la squadra, il gruppo che nel tempo riesce a mettere gli innesti giusti in una base già consolidata. E per il momento non è questo il caso nostro, ovviamente, è per questo che dico che ci sono squadre che hanno delle strutture consolidate dal tempo. Noi anche quest'anno abbiamo provato a ricambiare, sappiamo che c'è bisogno di lavoro e vogliamo lavorare perché sappiamo che abbiamo le qualità per poter fare bene. Bene lo decideremo. E aggiungerei anche le neopromosse che, come il Bari, hanno le piazze che hanno grande ambizione, quindi, e hanno una continuità di idee e di percorso perché continuano a lavorare con gli allenatori con cui hanno vinto e hanno messo degli innesti, insomma, di livello per il campionato. Quindi per quelle che hanno cambiato tanto, insomma, per quello dico che ci vuole un pizzico più di tempo, quindi insomma proveremo ad accorciarlo rispetto alle altre, a diventare squadra prima delle altre per provare a fare qualcosina meglio delle altre.